Irene e Raimundo, alleati per scoprire la verità sugli ultimi eventi tragici di Puente Viejo, si troveranno seriamente in pericolo di vita. Il marito di Franziska e la giornalista hanno capito che il responsabile della morte di Adela e della bomba esplosa al matrimonio è proprio Fernando. Il diabolico Mesia, che si è accorto del pericolo che sta correndo, vuole sviare i sospetti e sequestra così Raimondo ed Irene all'interno di una cascina. Nel mentre sta organizzando una trappola per Carmelo e Severo, che lo stanno cercando, racconta ad una Irene terrorizzata i suoi crimini. Il piano del Mesia ora è degno della sua pazzia. L'uomo infatti farà credere a Carmelo e Severo che all'interno della cascina ci sia lui, così da indurli a sparare, uccidendo invece proprio Irene e Raimondo. Fernando, dopo aver ben legato e imbavagliato i due poveretti, va via, mettendo in atto la trappola programmata. Ma Franziska, anche lei presente, sentendo un urlo, impedisce a Carmelo e Severo di sparare, salvando i due malcapitati.